Ringrazio il fisico. Egli calcola le quantità, per esempio del bosone, cercandole con una unità di misura che può essere l'electron volt, il mega electron volt. Chiaramente questa quantità rispetto a un mega electron volt è una quantità ennesima. Questa quantità ennesima è difficile da calcolare nel dettaglio. Infatti, vedete quanto dovete organizzare di tecnologia per riuscire a scoprirla. Ma nella simmetria delle unità che esistono, se è vero che il bosone di Higgs è una unità, su che base lo è? Sul fatto che il bosone di Higgs, che è un ennesimo, è reso uno da n ennesimi. Esiste un contesto simmetrico uguale e contrario a quello che osserva l'unità nel dettaglio, che è quella che la osserva nel suo valore uguale e contrario, quel valore matematico uguale e contrario che trasformi n ennesimi in una unità. Questo è il criterio generale con cui è usato scoprire ogni unità della fisica. Si parte da un ciclo posto 10 e si sceglie una unità che sia conforme a un decimo di questo ciclo. E così noi abbiamo ottenuto metro, chilo, secondo e tutte le unità del sistema internazionale. Infatti una unità è veramente unitaria perché è un decimo del ciclo 10, quindi è composta di 10 decimi uguale 1. Vedete, nel riferimento alla sua unità, che è il ciclo, l'unità di misura è dipendente dal decimo del ciclo. Quindi, di per sé, è scoperta come un decimo, ma noi la ritroviamo unitaria davvero se la rapportiamo al suo valore uguale e contrario, alle 10 unità decime. Ecco, allora se il bosone è cercato a partire da una idea dell'unità, noi possiamo partire dall'idea non riferita al minimo, ma al massimo. In che modo? Nel modo assai semplice che ti pone la realtà unitaria composta di 4 quarti, ossia 1, 2 e 3 come unità di spazio e una come unità di tempo, proprio secondo quello che ha detto Einstein, che l'unità è data da x, y, z, t, che sono tutti valori quantitativamente uguali, differenti solo perché x, y e t sono spazio, mentre invece t è tempo. Quindi abbiamo quattro dimensioni che costituiscono l'unità spazio-temporale. E poi abbiamo quella unità che, come abbiamo visto, determina l'unità, in questo caso l'electron volt, sulla base di un ciclo di 10 unità. Quindi una unità che avanzi interamente avanza per 10 decimi e un decimo più 10 decimi sono 11 decimi. Laddove l'unità è il decimo, l'unità spazio-temporale nel suo avanzamento 10 a 1 è dato da quanto? 11. Bene, moltiplicando insieme
i quattro dati spaziali e temporali con gli 11 legati al ciclo dinamico dell'unità, noi con 4 moltiplicato 11 uguale 44 abbiamo 44 componenti necessarie, perché l'unità all'interno di questo 44 è data da un 44esimo. Poiché noi scomponiamo tutto in 44esimi, dobbiamo averne 44. E ciò esiste in tutte le unità della fisica. Per esempio, quella della luce. Noi vediamo che il fenomeno della luce impiega tempo rispetto alla realtà della presenza dell'energia che è in viaggio. Il sole sta emettendo già ora luce, ma affidata alla velocità della luce, che perde tempo rispetto al valore istantaneo, di quella cubatura che presenti uno su ogni lato e quindi presenti una terna che è 3 nella stessa unità della luce, noi abbiamo 300 milioni di metri già presenti, laddove l'unità dello spazio, il lato del cubo, è 100 milioni. Allora, in linea sono 100 milioni più 100 milioni più 100 milioni, sono 300 milioni di metri che fanno parte della presenza cubica. Ma se ne arrivano solo per 299 milioni, 792 mila e 458, chiamiamola C, velocità C della luce, significa che stiamo perdendo dei metri in relazione alla lunghezza di ciò che esiste. E quant'è questa lunghezza che perdiamo? 300 milioni meno C. A conti fatti sono esattamente 207.542 metri che sono in viaggio, mentre sono consegnati 299.792.458 metri. Quando noi poniamo in atto il rapporto tra ciò che è già consegnato, è già una energia che è giunta sulla Terra con la lenta velocità della luce, perché 207.542 metri sono in viaggio, il rapporto tra quei metri consegnati e i metri in viaggio ci determinano quanto ogni metro di quelli che è in viaggio ha consegnato. Il rapporto porta esattamente a 1444,4. Io trascuro il resto, perché il resto sotto il profilo delle quantità fino alle quantità decime, che sono quelle della presenza rispetto al ciclo, non mi interessano. Che cosa significa che un metro ne veicola e ne consegna per 1444,4? Che cosa significa 1000? Significa che laddove la massa unitaria è un millesimo del metro cubo, perché è affidata al decimo del metro la massa, quella presente, quindi l'unità della massa è un millesimo di 1000, per averne l'unità bisogna averne 1000. E quindi in quel 1444,4 il 1000 indica l'unità della massa. Essendo millesima ne occorrono 1000. E che cosa è quel 444,4 che si aggiunge? È 44 per 10 più 44 diviso 10. Ossia, è il 44, il bosone generale, perché a questo punto è confermato, che si presenta nello spazio 10 del ciclo, quindi è 44 per 10, e poi si somma il dato relativo al tempo, il tempo di 44, ossia il decimo, e messi insieme
formano proprio quel 444,4 che presenta le tre dimensioni in cicli 10 in 444, le tre dimensioni dello spazio, e una sola dimensione, quella nel tempo decimo, come il decimo di 1. Quindi abbiamo esemplificato che veramente la luce ha il suo ritardo unitario, ossia per ogni metro che è ancora in viaggio, proprio per l'intervento dell'ammassamento, ossia del modo con il quale noi creiamo l'ammassamento. Lo creiamo perché l'unità noi la disaggreghiamo nello spazio-tempo e nel ciclo. Sono 44 gli elementi e uno solo è un 44esimo e noi abbiamo la necessità di averne 44 44esimi. Ora, quando andiamo a considerare la massa della particella elettrone e vediamo che alla dimensione atomica è 54 e rotti, ma questi rotti lasciamoli perdere perché sono tempo. E quando il bosone si muove per tutto il ciclo 10, vale 44 e si muove di 10, è in quel 54 il valore della particella elettrone. Io l'ho mostrata sia nella velocità della luce, sia nell'ammassamento elettrone della particella della luce. Sono calcoli precisi, perfetti, fatti non sul valore ennesimo, ma sul corrispettivo uguale contrario del ciclo N, laddove noi cerchiamo qualcosa a partire da una idea. Se voi a partire da un'idea la cercate nel dettaglio, poiché quella idea è legata alla stessa unità, si può cercare nel valore uguale contrario, che è un valore bello preciso, perché lo stesso metro, chilo, secondo sono stati determinati da quel valore grande, facilmente controllabile, tanto da poter avere un valore unitario perfetto se riscontrato a un sistema piuttosto grande. Il grande è facile da calcolarlo, ma il dettaglio è piccolo, è sfuggente, necessita una grande quantità di attrezzature. E poi, quando lo avete trovato, trovate una grande quantità diversa di bosoni. Cioè questo, quello, quello, quando la regola fondamentale è il bosone di Amodeo, che vale 44. E se io vi consiglio di usare anche l'altro percorso, quello simmetrico a quello che voi, partendo dall'ideale, calate nel dettaglio, se non vi fate aiutare anche dalla quantità opposta a quella faticosamente da trovare in natura, voi fate un grande dispendio di energia per arrivare poi a partorire il topolino di quella particella, quando, usando il criterio che uso io nella mia fisica modea, avete il modo di avere il controllo assoluto e preciso di tutte le unità sulla base del ciclo 10 dell'unità decima. Di ogni unità, perché questo è diventato uno standard per l'uomo. Caro fisico, io con attenzione ho prestato attenzione al video. Spero che sia prestata la stessa attenzione al mio e non sia snobbato. Desidero davvero un confronto tra i due opposti modi di vedere la stessa cosa, uno difficilissimo che richiede una grande tecnologia, un altro puro e ideale, perché il ciclo 10 è un valore ideale e consente di controllare il dettaglio con il suo contrapposto valore ideale. Perché non lo fate?